Il salone oggi ha lo scopo di mettere vicino, quindi di fare un, creare un ulteriore network tra quella che è, sono le imprese, che sono i primi attori dell'innovazione, e i ricercatori, che sono i fautori della ricerca che sta alla base dell'innovazione. Ma occorre qualcosa di più, occorre trasmettere, come si diceva anche prima, queste informazioni, formazioni ai giovani. Quindi la formazione è un altro delle colonne che si stanno costruendo questa rete. Ed infine la politica, perché se non si mette proprio in comune la politica con tutto quello che si sta facendo dentro questa rete, non si otterranno i risultati sperati. Ecco, un salone come questo ha un po' questo obiettivo, mettere intorno a un tavolo tutti questi attori, cercare di far capire qual è il sistema e come deve funzionare questo sistema per avere un successo economico in questo progetto.